Benvenuti ragazzi in questo nuovo video e siamo con Filippo e il suo KTM 690. Lo conoscete tutti, noto youtuber milanese, no non è vero, è di Milano, di Padova. Ovviamente questa file è un'intervista, quindi io direi di partire subito con le domande. Come mai hai aperto un canale YouTube sulle moto? È stato abbastanza casuale e fa ridere perché è partito tutto da un incidente. Stavo andando a ripetizioni col mio VR125. Il famoso VR. Famoso VR125. Andando a ripetizioni, a un certo punto un SUV mi ha colpito a una ruota posteriore, io sono caduto e lui è fuggito, cioè se n'è andato, è scappato via. Ah, proprio missione di soccorso quindi. Dato che non avevo la GoPro all'epoca, okay, da quel momento ho deciso di farmela regalare dai miei genitori per poter iniziare, perché all'epoca non guadagnavo. Ho iniziato a portarla in tutti i miei giri, quindi appena uscivo di casa premevo rec e registravo tutto, ed è da lì che ho iniziato a registrare sempre tutto. Ecco perché, ma quindi tu l'hai usata come dashcam? Come dashcam, esatto, nel caso fosse successo di nuovo. Poi per fortuna non è più successo e da lì ho iniziato a caricare video. Tutte le persone che hanno visto i tuoi video si chiedono: ma quante moto hai? Quanti mezzi? Quante macchine? Sei sempre in giro con robe diverse. Che ridere. Sì, allora chiariamo questa cosa. Io ho una moto e una macchina. Le moto che avete visto sul canale in realtà sono state il VR125, la mia prima moto. Poi in realtà io volevo passare direttamente al 690. Solo che quando all'epoca ho preso la patente A2 per poterla guidare, non ce n'erano in circolazione, quindi ho dovuto comprarmi l'Husqvarna 701 perché era l'unica moto più vicina a quella che realmente volevo comprare, che era questa qua. Altra domanda che si sono sempre fatti tutti nei commenti: perché ci metti tanto a pubblicare? Spiegacelo. Raga, registrando sempre tutto, io ho gigabyte su gigabyte di registrazioni, ore e ore. Sono delle dashcam alla fine, cioè nel senso. E quindi quando torno a casa naturalmente ho ore di filmato che poi devo rivedermele tutte e editarle, e quindi certo, è per quello che ci ho sempre messo tanto. Adesso che ho un team e sono qui a Milano, mi sono trasferita apposta, ho delle persone che mi aiutano e quindi riesco a caricare video con più frequenza. Infatti l'obiettivo sarà caricare un video a settimana in un prossimo futuro, si spera. Infatti, a proposito di un obiettivo a settimana, quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno e per l'anno prossimo? Allora, per quest'anno, che ormai manca un mese da finito l'anno, riuscire a pubblicare un video a settimana, creare appunto una catena di montaggio per i miei video per far sì che riescano a uscire, e con costanza, che non sono mai riuscito da 5 anni che ho canale. Per l'anno prossimo, idealmente, so che sarà difficilissimo, però vorrei andare a Muschio Selvaggio, sempre che abbia qualcosa da dire. Beh, vabbè, come primo in Italia per i motori direi che non è male. E quindi sarei molto curioso di andare a Muschio Selvaggio e intanto conoscere Luis e Fedez, che mi gazzerebbe un botto, e in più appunto fare questa esperienza. Ah, che poi io so in realtà, cioè nel senso, comunque io e te amici ormai da tempo e conviviamo praticamente insieme, ma noi sappiamo in realtà che a te piacciono le moto, ma qual era la tua reale passione? Pochi lo sanno, ma la mia vera passione in realtà è il design e la tecnologia. Esatto. Quindi completamente diverso proprio dal meccanico. Sì, sì, dalle moto sporche che fanno casino alla tecnologia minimal. Voi non lo sapete, ma questa cosa l'aggiungo io. Lui è davvero una persona molto minimal. Ogni cosa deve cercare di risolvere i problemi, deve funzionare tutto con pochi passaggi, tutto perfetto, vero? Sì, no? Tutto pulito, schematico, che funziona bene. Beh, penso l'abbiate capito, ma sei abbastanza riservato, non parli tanto di te nei video. Come mai? Al di là del fatto che sono timido e non avrei mai pensato di fare lo youtuber e quindi di parlare di me e di quello che faccio, ma anche perché sono un po' dell'idea che annoi il fatto di vedersi un video di questo ragazzo in moto che fa i suoi viaggi e poi si mette a parlare di sé. Infatti non ho mai parlato, ed è anche il motivo per cui non ho mai comprato un microfono per la mia GoPro. Certo. Perché non avevo mai bisogno di dire niente sul canale. Col crescere del canale molte persone si chiedevano si erano interessate a cosa facessi, e quindi per quello ho deciso di aprire il secondo canale per parlare un pochino più di me, però sempre con uno stile un po' più simpatico e di intrattenimento. Domanda un po' piccantina, caro Filippo. Amiche di tua sorella, ci hai mai fatto qualcosa? Che ridere sta cosa. Com'è? Dai, raccontaci, ti vedo un po'. Dai, vogliamo sapere. Allora, chiariamo, non è successo niente adesso. Ok. Per ora. Okay. No, a parte gli scherzi, no, non è successo niente. Sono mie carissime amiche. Al di là del fatto che potrebbe essere che io piaccia
a una di queste due. Sì, mi stanno simpaticissime, ci divertiamo un sacco. Dato che comunque con mia sorella ho un bellissimo rapporto, usciamo spessissimo assieme e quindi è così che ho conosciuto le sue amiche e poi abbiamo creato questo bel rapporto assieme. Un'altra domanda in cui voglio, diciamo, metterti un po' in difficoltà, ok? Dai, che bello. Sei ricco? È sempre stata una domanda che tutti si sono posti perché hanno visto sempre mezzi, moto, macchine, ma quindi allora diciamo raccontaci un po' questa cosa. Intanto dipende molto da cosa intende una persona per ricco, perché se si intende per avere un patrimonio di molte disponibilità economiche, non è il mio caso perché tutto quello che guadagno lo reinvesto nel canale o nelle mie startup, quindi in realtà in termini proprio economici non ho chissà quanto da parte. Da quando mi sono dedicato più tempo a YouTube sto guadagnando molto più di quanto mi aspettassi e quindi sono molto contento di questo, anche perché mi permette di portare più video e lavorare con più persone e mi aiuta ad aumentare la qualità del canale. E poi una cosa che mi ha aiutato molto a gestire i miei soldi è stato il fatto che comunque mio padre è stato un imprenditore di successo e mia madre consulente aziendale, quindi comunque diciamo ho seguito un po' le orme dei miei genitori e loro mi hanno anche supportato molto, soprattutto agli inizi del canale quando non potevo permettermi di prendere la videocamera o anche la moto, per esempio. All'inizio mi hanno insegnato un sacco di cose. Tu stesso in realtà poi stai anche trasferendo praticamente a me su come ad esempio gestirmi i soldi, come gestirti appunto le entrate, su come investire in modo corretto, su come risparmi. Ti sto facendo un po' da papà. Io gli insegno a fare la pasta. Esatto, Jack mi insegna a vivere, io gli insegno a gestire i suoi soldi un po' meglio. Come mai ti sei trasferito a Milano? Tra l'altro a 50 metri da casa mia praticamente. Ma infatti, cioè, che comodo. Infatti Jack non abita con me, abita accanto a me, quindi ci troviamo sempre, sembra che abitiamo assieme. Sì, ma poi a 3 portoni di distanza praticamente. Quindi io la mattina mi sveglio, mi lavo i denti e vado alla fine a lavorare. Infatti per quello siamo sempre assieme. No, comunque mi sono trasferito a Milano perché a un certo punto col crescere del canale mi trovavo a riuscire a fare sempre più collaborazioni con altri colleghi e amici che stavano principalmente tutti a Milano. E quindi per evitare di fare avanti e indietro e spendere un sacco di soldi di hotel, io mi trovavo a partire in giornata, fare il video e tornare lo stesso giorno in moto a Padova, solo perché non ci abitavo. Quindi a un certo punto, mettendo anche da parte i soldi, sono riuscito a prendermi uno studio a Milano, che è la foresteria dove ci troviamo sempre. E a Milano sei riuscito a trovare la fidanzatina? Che ridere. Sei fidanzato? Dai, un po' di gossip, Filippo. Non sono ancora fidanzato. Per ora. Per ora. Ho conosciuto sì una ragazza, okay, che poi... Non voglio dire niente. Però poi se dovesse andare a buon fine questa cosa, conteremo com'è andata. Ma quindi Phil, non sei gay? magari un po' il modo di fare, capito? Nel senso che sei un po' effeminato, comunque alla fine... Sì, cioè, è vero, ho un po' un modo effeminato, fa straridere. sì, tipo salsiccino, cucciolino. È vero che faccio tutto, sì, è vero. Ma poi il fatto è che non sono per nulla pratico, cioè molto sulle nuvole, no? Diciamo anche poi se in futuro dovessi scoprire che il mio vero amore è un maschio, a me va più che bene, basta che io sia felice. Sì, esatto, siamo LGBT friendly. Ma quindi la tua moto dei sogni è 6,90 oppure ti vedresti anche su una Panigale o su un'altra moto di un'altra tipologia? Allora sì, questa era la mia moto dei sogni perché era un KTM che io fin da piccolo che seguivo video di Pirillo e di altri youtuber mi sono innamorato della KTM. È una moto divertente e non è neanche una moto difficile da mantenere, che era il problema che ho io. Sì, è molto semplice. E quindi è perfetta per fare un po' tutto e quindi per questo diciamo è diventata la mia moto dei sogni. Poi però in realtà adesso che ce l'ho da ormai, cos'è, 2 anni, 3 anni, più di 3 anni mi sa, molto probabilmente mi prenderò una nuova moto e non spoilerò niente qui. Però la vedete a breve perché per l'anno nuovo avrò una nuova moto. Ultima domanda che faccio diritto a tutti gli ospiti: cosa ne pensi delle Harley? Devo dire che mi piacciono sempre di più. Attenzione! Prima ti ammetto che dicevo no, sono da vecchi, ma perché sei abituato a vederlo a persone vecchie. Sì, quello con le borchie, gigante, tutto. Capito. Così, certo, chiaro. Invece, quando la guidano ragazzi giovani, vedi che è comunque bella da guidare, ti trasmette questa cosa del sono su una moto,
è molto... che trema, sì, sì, che sì, trema, ti fa sentire sì, sì, che è una moto proprio seria, no? Non escludo che un giorno potrei prendermi anche un altro. Attenzione raga, dichiarazione piccantina, fiammante, eh, no? Fiammante. Ma secondo voi tra la mia Harley e il suo KTM 690 chi rimorchia di più? Iscrivetevi e andate a vedervi il video per scoprirlo.